vi faccio vedere un filmatino, Bruno, che la dice lunga sullo stato di pazzia dell'umanità. Questo è in rapida sequenza tutte le esplosioni nucleari dal 45 al 98. Guarda un po' che abbiamo fatto nel nostro mondo. Tutte quante, quindi questi sono i primi esperimenti nucleari. No, non sono i primi, sono le bandiere delle nazioni. In Pakistan. Pakistan anche, sì. Cina. Vedete come arriviamo all'Unione Sovietica, agli Stati Uniti d'America. Quindi se siamo vivi, ancora, lo dobbiamo a questa gente che con la loro 210 bombe la Francia, 45 l'Inghilterra. Il 715, guardate l'Unione Sovietica che ha fatto. Allora questa è gente saggia. Questi sono dei pazzi scatenati, altro che gente saggia. 1032 gli Stati Uniti d'America. Allora, la guerra nucleare è già stata combattuta sul pianeta e ha rilasciato una quantità enorme di materiale radioattivo che è stato ripulito in gran parte da questa aviazione, se no saremmo tutti morti, perché con questa portata di esperimenti non sarebbe sopravvissuto nessuno. Il problema, Bruno, è che noi non sappiamo cosa provoca l'atomica anche sparata sottoterra. Ad esempio, ti faccio vedere il professor Viktor Ilyushin, che pochi anni fa ha rilasciato un'intervista dove dice: le esplosioni nucleari cambiano in modo drammatico la struttura dell'acqua, anche a migliaia di chilometri di distanza dal poligono. Le onde dell'esplosione, quindi non la radioattività, l'onda sismica generata dall'esplosione, si esaurisce abbastanza velocemente nel terreno, ma fa oscillare per oltre 30 giorni le falde acquifere. L'acqua viene danneggiata da questa particolare vibrazione, è condizionata da queste onde e ha un effetto terribile in chi la beve. Nel periodo successivo ai test, il livello dei suicidi si innalza di 2 o 3 volte. Va sottolineato anche, dice Ilyushin, che la percentuale d'acqua presente nel cervello è dell'85%. Si verifica quindi un conflitto nella struttura dell'acqua che infrange il bioplasma del cervello e causa la perdita degli stimoli importanti come lo stimolo di vivere. Ora, questo discorso che fa la scienza, ma ne stanno facendo altri, fu fatto al caro Eugenio nei primissimi anni 50 e gli rivelarono gli extraterrestri, questo è Siracusa nei primi anni della sua esperienza, le esplosioni nucleari avrebbero provocato l'armar, che è l'agitazione, quando si tratta di esperimenti sotterranei, del fluido magmatico con conseguente aumento dei terremoti nel futuro e fluttuazioni dell'asse magnetico del pianeta con fughe sempre più frequenti dei poli magnetici sino al definitivo spostamento dei poli fisici nord e sud e cambio dell'inclinazione dell'asse di rotazione che si raddrizzerà. Allora, il fatto che assistiamo ad un continuo aumento della violenza sociale, con improvvisi scatti di ira dove un genitore uccide i figli, la moglie e se stesso, la madre butta dal balcone i figli, eccetera, è dovuto al fatto che questi raptus di questa malattia sono sempre più frequenti perché la radioattività del mondo aumenta sempre di più a causa dei continui incidenti nelle centrali nucleari. Fukushima, ad esempio, ci sta appestando. Ci sono misurazioni fatte sulle coste pacifiche dell'America e il contatore Geiger, a pochi metri dal bagnasciuga, supera il livello di allarme. Quindi stiamo andando incontro a una catastrofe irreversibile. Quindi l'atomica non va sparata, punto. Non è come ci hanno raccontato, è una balla. Questa è la verità e spiega lo stato di crudeltà e di violenza sempre più grande che c'è nella nostra società.